tirato fuori dal cilindro. Un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, bentornati, Handball Talk, nuova puntata. Io sono Matteo Aldamonte e saluto subito con estremo piacere il mio compagno di viaggio, il mio partner, Gigi Di Marcello. Ciao Pierluigi. Ciao Matteo e ciao a tutti. E subito un saluto, introduciamolo, il nostro ospite di oggi. Andiamo nell'estremo nord-est, andiamo a Trieste. Un saluto a Gianluca Dapiran. Ciao Dapi. Ciao, buongiorno a tutti. Come va? Bene, tutto a posto, voi tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Bene, bene Gianluca, bene, bene, piacere risentirti. Immagino. Anche per me, Gigi. Noi avevamo chiacchierato già, Dapi, per il sito della federazione a inizio stagione, e avevamo descritto un po', no, le ambizioni di Trieste, avevamo descritto anche ovviamente il tuo rientro in campionato, avevi subito iniziato molto bene anche da un punto di vista delle segnature. Nel mezzo poi sono accadute un bel po' di cose, devo dire, per quanto riguarda Trieste. Due settimane fa ci sono state le dimissioni del tecnico Andrea Carpanese, sostituito almeno per il momento da Giorgio Veglia in panchina, e avete vinto due partite di fila. Avete vinto sia sabato scorso, ma soprattutto due sabati fa avevate vinto col Cassano Magnago, sabato scorso avete fatto nuovamente punti. Insomma, come sta Trieste in questo momento, alla luce di tutto quello che è accaduto? Beh, Trieste sta abbastanza bene, dai, diciamo. Siamo un po' acciaccati, ma come tutte le squadre è un campionato un po' difficile, non si sa mai, si gioca, non si gioca per via del Covid, però dai, non ci lamentiamo. L'ultima settimana avevamo ai box Capitan Visentin e Popovic, però gli altri effettivi stiamo abbastanza bene. Quindi, dai, abbiamo iniziato il campionato abbastanza bene, poi in mezzo abbiamo avuto un po' di errori, diciamo, nelle partite che ci sono costati alcuni punti persi per strada, ma adesso ci stiamo riprendendo, per cui speriamo di continuare su questa striscia. Gigi, a te. Sì, io ho tantissime domande per Gianluca, iniziamo dalla prima. Innanzitutto, dato che Gianluca è stato uno di quelli che è andato via per ultimo rispetto al cambio societario, no? Quindi c'era ancora l'era Loduca, e poi è tornato qui in questa nuova dimensione, questa nuova Trieste, questo nuovo cambio societario, di sponsorizzazione, eccetera. Io volevo sapere cosa ha trovato Gianluca quando è andato all'estero, sia pallamanisticamente che di vita, e cosa ha ritrovato quando invece dalla Spagna è tornato di nuovo a casa in Italia. Dapi, come vedi, non è di me che devi avere paura, ma è di Gigi. No, beh, diciamo che io prima di andare all'estero ho già cambiato, da Trieste ero andato a Bolzano, sì. E dopo da Bolzano sono andato all'estero. E diciamo che all'estero sicuramente le realtà sono differenti, no? Le società sono strutturate in maniera non tanto diversa, ma ovviamente tutte le persone che lavorano all'interno fanno quello di lavoro, diciamo, di conseguenza hanno una struttura differente anche se simile, diciamo. Ovviamente il campionato all'estero è comunque a un ottimo livello, differente, tutti i giocatori sono tutta la rosa professionista, i fisioterapisti, il medico, l'allenatore, il secondo allenatore, quindi sicuramente questa è una cosa che purtroppo qui in Italia ancora non riusciamo a fare. Però quando sono tornato qui ho visto, con questo cambio di presidenza, tanta voglia, tanta energia, tante idee che adesso piano piano stanno cercando di mettere in atto, cercando di far tornare di nuovo Trieste al top, diciamo. Indubbiamente. E io ho intervistato qualche giorno fa, la settimana scorsa se non sbaglio, due settimane fa anzi, Alessandra Orlic, il presidente di Trieste, che ha parlato di un progetto triennale. Tu invece, che sei un giocatore, magari vivi, ecco, la quotidianità sul campo, vivi anche questi risultati che state riportando, ti sei dato un termine? Che quanto dobbiamo aspettare per vedere Trieste in alto, no? Per vedere Trieste dove forse già qualcuno se la ricorda, dove qualcuno è abituato a vederla? Beh, sicuramente già quest'anno noi stiamo cercando di fare un campionato molto diverso rispetto a quello dell'anno scorso, diciamo, che è stato interrotto, ma se guardi la classifica siamo già in un'altra classifica in questo momento, siamo in una parte alta, che già questo può essere un'ottima soddisfazione. Sicuramente noi cerchiamo di lottare per stare lì il più possibile, dall'altra parte ovviamente bisogna anche fare i conti col fatto che
bisogna ancora lavorare sia dal punto di vista fisico, tattico, tante cose per poter arrivare ai livelli di Bolzano, Comersano, Siena, Sassari, che hanno anche un roster sicuramente più importante del nostro in questo momento. Però se la società, come sta facendo e continuerà a fare, secondo me riuscirà nell'arco del prossimo anno già a investire ancora qualcosina in più, secondo me già il prossimo anno si può lottare, ecco. Gigi, allargo il discorso, no, all'elenco di squadre che ha fatto Gianluca. Anzi no, prima ti devo fare una domanda su Trieste, perché poi tu sei legato affettivamente anche a Trieste come squadra, a Trieste come città. Tu come la vedi questa Trieste in questo momento, Gigi? Ma Trieste è una città, è una realtà, è una società che sa riaccendersi in un attimo. Abbiamo visto anche negli anni passati quanto basta poco a Trieste per riempire il palazzetto, perché la pallamano a Trieste fa parte proprio del DNA cittadino, quindi è facile ritrovare l'entusiasmo se si trova la strada giusta, no? Quindi con un nuovo sponsor, con nuova linfa vitale, è una società competente, è una società che ha una storia, è una società che ha tradizione, e quindi sotto questo punto di vista può tornare temibile da un momento all'altro senza bisogno di strutturarsi come una squadra che nasce da zero in un substrato, in una città nuova ad esempio, no? Quindi diciamo che mi posso aspettare di tutto da Trieste, e sono convinto che in brevissimo tempo torneranno saldamente nelle zone alte della classifica per campionati ambiziosi, sia in Italia e, perché no, ci piace sognare, anche in Europa. Assolutamente. Ora però devo riprendere quell'elenco di squadra che aveva fatto Gianluca: Sassari, Siena, Cassano, ci metto dentro anche Bressanone, anche se in questo momento è in difficoltà, Conversano, Bressano, Bolzano. Dapi, ce ne sono tante che potrebbero ambire al titolo, e è un campionato che insomma le ha messe in luce più o meno a turno tutte quante. Adesso Cassano Magnago forse è quella più in difficoltà in questo momento. Sì, beh, devo essere sincero, io ho sempre seguito il campionato italiano tornando dall'estero, e posso dire che quest'anno, che lo sto vivendo anche in prima persona, posso dire che il campionato italiano è cresciuto come livello, è cresciuto molto. Tu hai riportato l'elenco completo, basta pensare che così siamo 8 squadre lì che dici se la giocano, ogni partita c'è, ognuno può perdere punti su qualsiasi campo, quindi essendo che il livello è aumentato vuol dire che le società hanno investito e l'hanno fatto in maniera corretta, hanno comprato giocatori di livello, e gli italiani si sono mossi cercando altri stimoli, altre idee, altra voglia di fare in altri posti, diciamo. Quindi il campionato è veramente cresciuto e adesso è una bagarre lì sopra, perché in 8 squadre uno vince, non 8 purtroppo. Vero, vero, uno vince. E, Gigi, tu che idea ti sei fatto dopo soprattutto l'ultima giornata che ha confermato il, a questo punto, grosso momento di difficoltà di Cassano, perché adesso inizia a essere più di qualcuna, iniziano a essere tante, diciamo, le partite perse, i punti lasciati per strada, poi contro dirette concorrenti, perché sabato scorso ha perso a Siena, e poi c'è Sassari che, è vero, Bolzano non ha giocato, però in questo momento è prima in classifica, quindi guarda tutti dall'alto. Le mie considerazioni nascono anche un po' dal partire un po' dai numeri, no? Perché il Sassari intanto ha giocato già 7 partite e non ha mai perso, ne ha pareggiata una e ne ha vinta 6, e il Bolzano ne ha giocate 6 e l'ha vinta tutte. Che idea mi sono fatto? Mi sono fatto che ci sono tante squadre, ad esempio tipo il Merano, che ha giocato solo 3 partite, di cui il Bressano ne ha giocate 5, a differenza del Trieste e il Cassano che ne hanno giocate già 8, no? Quindi si fa fatica a capire quanto e se possono influire anche queste partite da recuperare. Quanto in alto può arrivare il Merano, quanto in alto può tornare il Bressanone, quanto possono costare le partite che deve giocare ancora il Bolzano. Perché? Perché queste partite poi verranno disputate in un lasso di tempo sempre più stretto, più ne accumuli e più poi il campionato, il tempo è quello, e quindi se hai degli arretrati li devi giocare magari infrasettimanale, magari prima di una partita importante per la classifica. Quindi insomma si fa fatica ad avere un'idea chiara di quello che potrà succedere.
oggettivamente il campionato ci sta dando dei segnali importanti. Il Siena è in ottima salute, il Cassano è tornato, abbiamo sempre detto che il Siena è un diesel come quasi tutte le squadre di Branko Dumnic, che avrebbe comunque trovato la quadratura del cerchio ritrovando Gaeta, e così è stato. Il Siena attualmente è una squadra in ottima salute che fa paura un po' a tutti. Il Cassano sta vivendo un autentico crollo, viene da 3 sconfitte consecutive, non me l'aspettavo oggettivamente, una squadra comunque quadrata, una squadra che aveva dato degli ottimi segnali, eppure sta attraversando un momento di crisi. Il Conversano viaggia a vele spiegate perché lì è nella zona alta della classifica, è primo in questo momento insieme al Bolzano. Ecco, vediamo un po' perché ne vedremo delle belle sicuramente. E poi il Trieste chiaramente con il Jolly, a questo punto definirei Gianluca Lapirande, perché l'abbiamo visto giocare in ogni posizione, cioè abbiamo visto Gianluca soprattutto a Cassano tornare Corsari in quello di Cassano Magnago, eppure ha giocato dappertutto tranne che alla sinistra in porta, se non sbaglio, è vero Gianluca? sì, esatto, hai fatto un gol pure dalla destra, se non sbaglio, vero? Contro ma sì sì, ho visto. Sì. Che ruolo ti sei ritagliato a Trieste? Insomma, tu non sei un giocatore qualunque a Trieste, non voglio dire che, anzi no, lo dico, vieni subito dietro i senatori, perché poi è vero che non ci sei stato per un po' di anni, ma è vero pure che quando un triestino torna dopo aver vinto a Bolzano, aver fatto la Sobal, poi tu l'hai fatta anche in un bel modo, ecco, perché sei stato protagonista, che ruolo ti stai ritagliando, che ruolo ti vuoi ritagliare, no? Nella squadra comunque che ti ha lanciato. Beh, io avendo imparato molto nei miei anni fuori sto cercando di portare questa mia esperienza e soprattutto riportarla ai giovani, ma non sono l'unico, c'è anche Bratkovic che ha giocato all'estero, stiamo un po' noi che siamo tornati adesso tra virgolette cercando di aiutare tutti quanti nel nostro piccolo. E poi se c'è bisogno che gioco anche portiere, giocherò anche portiere. Per me l'importante è che noi vinciamo, facciamo punti e diamo sempre il massimo in campo. Bell'approccio questo, Gigi. Questo è lo spirito giusto, è lo spirito triestino, è lo spirito di un giocatore che, come giustamente ha sottolineato, si è maturato tanto all'estero e ha trovato anche solo già nel tono della voce, si sente Gianluca che è molto più quadrato, molto più sereno, molto più serafico, quindi insomma è diventato un ometto, no? È diventato un giocatore di esperienza, è diventato un giocatore che è duttile, sul quale ci si può contare, e il Trieste giustamente sta investendo su un suo prodotto, riportandolo a casa. Perché tu te lo ricordi in nazionale quando era piccolo, vero? Eh sì, me lo ricordo, ma più che piccolo, era ancora... era giovane. Sì, era molto più giovane. Io quando è giovane adesso, Dapi, non sto dicendo che sei vecchio. Sì, assolutamente. Mi faceva già l'era manzina, eh? Vedi che sono servite, Assolutamente, bravo. Assolutamente. Sì, Gianluca è stato sempre uno spirito ribelle, no, diciamo, però... con grandissime qualità, un ragazzo intelligente che ha saputo anche smussare quelle che erano i suoi lati che avrebbero potuto in qualche modo infastidire o complicare la sua maturazione sportiva, ed è stato bravo a crescere. E se Gianluca adesso è il giocatore che è, anche grazie, perché no, a quel tipo di esperienze, anche alle ramanzine, anche ai momenti di difficoltà che l'hanno portato sulla strada giusta. Assolutamente, grazie delle bellissime parole. Ok, questo era l'angolo di Pierluigi Di Marcello. Critichi Matteo e poi niente, mi critichi. Lo non so. È corretto. No, mi riallaccio però al discorso. È il giocatore che è, e oggi è, anzi oggi, ormai da qualche anno, è un punto fermo della nazionale azzurra, che ha all'orizzonte questo prossimo appuntamento delle qualificazioni ai campionati europei. Dobbiamo capire che cosa succederà rispetto alla gara contro la Bielorussia, che dovremmo giocare il 4 novembre, perché purtroppo le limitazioni dettate dalla pandemia in questo momento ci imporrebbero la quarantena andando in Bielorussia, insomma lì purtroppo è ancora tutto in divenire, cerchiamo di capire. Però è confermata la partita invece dell'8 novembre con la Norvegia, affascinante come tipo di partita, Dapi, anche se tu immagino lo subisca un po' meno questo tipo di fascino avendo giocato in Coppa, avendo giocato contro squadre come il Barcellona.
Sì, no, beh, sicuramente, ma non pensare, sai, comunque queste sono partite che quando prima di scendere in campo la senti comunque l'emozione, la voglia di far bene, non ti abitui mai a certe emozioni. Non ci si abitua mai, esatto, bravo, sì, sono d'accordo. No, no, sono pienamente d'accordo. E noi ci stiamo preparando in tutte le maniere, in questo momento con il club, dopo prima avremo tempo per prepararci con il direttore tecnico. Speriamo di poter giocare, perché il nostro grosso dubbio, come hai detto tu, in questo momento è che ci fermino, che ci blocchino, che succeda qualcosa, come ogni giorno viene fuori una nuova novità o l'aumento dei casi, e che ci blocchino, che per noi sarebbe veramente un peccato, perché non vediamo l'ora che arrivino queste date per giocare questi impegni. Questa cosa, tra l'altro, come diceva prima Gigi, è risalto indietro un po' al campionato. Come può influire secondo te? Sicuramente in qualche modo influisce sullo sviluppo intanto del campionato, perché è tutto piuttosto spezzettato, e poi perché ci sono partite non vorrei utilizzare termini forti, però faccio l'esempio di Merano. Merano è tornata in campo contro Cassano, che è vero, come diceva Gigi, ha perso 3 partite di fila, però nel mezzo ha vinto con Merano in un recupero. Merano era senza diversi giocatori ancora obbligati alla quarantena, quindi è chiaro che non se l'è giocata al meglio, no? E questo come può influire, e se può influire secondo te sulla stagione? Beh, prima di tutto c'è da dire che sicuramente questo può influire, perché io ho dato un'occhiata a cosa dovrà fare il Merano nelle prossime settimane. Loro giocano fila sabato, mercoledì, sabato, mercoledì. Al ritmo da NBA gioca. Sì, sì. Sì, sì, veramente, che comunque non solo dal punto di vista magari se c'è ancora qualcuno in quarantena, quindi perdi i giocatori, io penso anche a un certo punto a livello di infortuni, andare a giocare 10 partite in 20 giorni, 3 settimane, certo, inizia a essere davvero impegnativo, anche perché ti penso a tanti ragazzi che magari lavorano la mattina, che fanno altro, quindi sicuramente questo andrà a influire in tutti gli ambiti di questo campionato. E soprattutto per le squadre come il Merano, adesso il Bolzano ha saltato un paio di partite, il Bressanone, bisogna un attimino vedere, perché purtroppo, come diceva prima Gigi, ti puoi trovare a dover fare un recupero il mercoledì, e sabato è una partita magari che dici ancora più importante, che secondo me in questo campionato qualsiasi partita è importante, perché come abbiamo visto noi abbiamo perso punti a Fondi, ma siamo andati a prenderci un punto a Sassari, quindi bisogna, ogni partita non bisogna mai abbassare la guardia, soprattutto per la sentenza dei playoff, no? Certo, assolutamente, completamente d'accordo. Bene, noi stiamo per passare al femminile, ti chiedo però, Dape, prima di salutarti, un parere, ecco, a livello femminile, non so quanto tu sia ferrato, però c'è una squadra che in Coppa ha passato il turno, il Mestrino, che ha vinto nella European Cup contro la formazione ucraina del Real. Sempre una bella soddisfazione quando una squadra italiana passa il turno in Coppa. Sì, assolutamente, non ho potuto vedere la partita, però so che hanno vinto abbastanza bene, era un turno secco tra l'altro, quindi ancora una partita più complicata, non potevi giocartela sull'andato, sul ritorno, però che un'italiana riesca ad andare avanti anche nel femminile, sarebbe bello che questo succedesse di più anche nel maschile. Noi dobbiamo essere orgogliosi di questa cosa e continuare a spingere su queste strade, perché poi riuscendo a vincere anche a campo in campo internazionale il nostro sport può aumentare come livello, visibilità, tante cose a livello italiano. D'accordissimo, Gigi, anche tu immagino. Assolutamente, sono assolutamente d'accordo con Gianluca, e vedremo quello che succederà, vedremo. Chiaramente noi ci auguriamo di poter accorciare e ridurre il gap rispetto alla pallamano europea nel più breve tempo possibile. Dapi, grazie mille, ti salutiamo. Grazie a voi ragazzi, grazie. Ci aggiorniamo presto, ciao a tutti. Ciao. Gianluca, ciao. Bene, ripartiamo. Gigi, allora, complimenti doverosi quindi al Mestrino per aver passato il turno con una vittoria, peraltro dopo 2 tempi supplementari da 5 minuti ciascuno, in questo stranissimo turno secco di European Cup, giocato peraltro sul neutro, campo neutro a Capodistria, insomma tutto strano, ma tutto è bene, quel che finisce bene. Passa Mestrino, che raggiunge al terzo turno Salerno, e proprio Salerno è stata protagonista, passando al campionato Serie A Beretta femminile, di una sconfitta nello scontro diretto contro la Mechanic System Oderzo, sconfitta casalinga, anzi vittoria in trasferta direi di Oderzo, 25-20, con una super partita di Duran che veramente si è presa la squadra sulle spalle.
e Salerno è stata anche superata al secondo posto da Bressanone, in una classifica che adesso tra il primo posto di Oderzo, 10 punti, e il quarto posto di Erice, 7 punti, le vede tutte lì, tutte vicinissime. Eh sì, assolutamente, Matteo, è stata, diciamo, la notizia della giornata è stata questa importante vittoria dell'Oderzo in casa del Salerno, che fa strano vederla in terza posizione già solo dopo 5 partite giocate. Sicuramente è stata una giornata no della Iomi Salerno, una straordinaria giornata di grazia sia per Rasai Duran che quindi per l'Oderzo, perché abbiamo sempre sottolineato quanto le giocatrici del suo calibro siano in grado di spostare gli equilibri di una partita e delle partite. Quindi niente, adesso vediamo quello che succederà. L'Erice è lì che alza la mano e rivendica anche la sua presenza lì al quarto posto. Vediamo il Mestrino, che ha una partita da recuperare, e se riuscirà a scavalcare l'Erice e ad arrivare in coabitazione con la Iomi Salerno in terza posizione. Quindi è un campionato tra sorpassi e controsorpassi, classifica ovviamente cortissima, può succedere di tutto, campionato avvincente già dalle prime giornate. Beh, possiamo dire che per Salerno c'è la prova d'appello la settimana prossima in trasferta contro Erice. Anche questo, a questo punto, diventa uno scontro diretto in piena regola per l'alta classifica. Sì. E c'è anche Oderzo Mestrino, tra l'altro. C'è anche Oderzo Mestrino. Ecco, appunto. Quindi, insomma, sono tutti scontri diretti che possono modificare la classifica già da sabato prossimo. E poi, insomma, sono tutte squadre pronte a battagliare, attrezzate per poter dire la loro e che hanno voglia di arrivare più in alto possibile. Chiaramente la squadra da battere rimane sempre il Salerno, quindi contro il Salerno ci si aspetta da parte di tutte le squadre il massimo della concentrazione, e come ha dimostrato Salerno già con qualche piccolo segnale, ti ricordi, ne parlammo anche con Pino Napoletano, no? Sì. Pino Napoletano, sì, sì. Ne parlammo di qualche blackout di troppo. Già nella partita contro il Leno aveva subito un parziale di 6-0, no? Ricordiamo, dal 19-10 al 19-16 si era fatta sotto il Leno. Quindi il Cassano non può, il Salerno non può permettersi blackout, perché rischia di perdere punti importanti per strada. Bene, 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 vedremo chi vincerà, vedremo chi perderà. Di certo c'è che noi la settimana prossima siamo sempre qua con Handball Talk, vero? Assolutamente sì, pronti ad aspettarvi. Grazie Gigi. Ciao Matteo, grazie a te, un abbraccio a tutti. Grazie a voi per essere stati con noi, per averci ascoltato anche questa settimana. Buona palla a mano a tutti, ciao. Tiro e gol, pazzesco, una rete incredibile. Coniglio tirato fuori dal cilindro, un gol pazzesco. È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita.